Il tradimento avviene rispetto a una fiducia, a una lealtà, a una trasparenza che spontaneamente vengono a crearsi nella coppia. Il problema del tradimento riguarda l'eros così come lo abbiamo presentato sin dall'inizio. Se vi ricordate, abbiamo sin dall'inizio insistito sulla natura ambivalente dell'amore, sul carattere sfuggente di ciò che noi cerchiamo in amore. L'amato, quello che con un linguaggio un po' più prosaico viene chiamato il partner. Io utilizzo partner a ragion veduta perché se io avessi fatto le lezioni nel 700 o nel 600 avrei detto marito o moglie, ma no, è chiaro che non posso ridurre l'amore all'istituzione matrimoniale, come ancora avveniva culturalmente 200-250 anni fa. Quando dico partner includo tutti e tutto. E con una visuale naturalmente di tipo eterosessuale per scelta di campo, non perché io escluda l'amore omosessuale. Questo l'ho detto più volte. E allora dicevo, il partner, l'amato, è sfuggente, non è qualcosa che noi possediamo, che possiamo tenere sotto controllo, ma è qualcuno di cui faticosamente a volte cerchiamo di catturare il desiderio. E quindi la natura ambivalente dell'amore, che ci dà le più esaltanti gioie, ma ci procura anche le più deprimenti sofferenze, trova una drammatica conferma proprio nel tradimento. Cioè il tradimento finisce per essere la dimostrazione del fallimento completo dell'ideale androgino. La simbiosi evocata dall'ideale androgino, cioè dalla ricomposizione armonica delle due metà separate, trova un ostacolo insormontabile proprio nel tradimento. Il tradimento ci viene a dire che l'amore non è quello che avremmo voluto. E fa tanto più male quanto più avevamo riposto speranza e aspettative in quel legame. Ok, questo è un tema ricorrente che torna continuamente, come vedi. Ecco, noi adesso lo affrontiamo proprio nella sua natura specifica, questa ambivalenza, questa diciamo rottura del sogno di un'unione perfetta con l'amato. Dicevo, la fedeltà è solitamente intesa in accezione ristretta e negativa. Fedele sarebbe cioè una persona che non fa alcune cose. Ora, in realtà la fedeltà ha una natura positiva, non negativa. La fedeltà intanto è rivolta non a un impegno e dunque a qualcosa, ma a una persona e dunque a qualcuno. Io sono fedele a una persona più che a un impegno. Se sono coerente con un impegno che mi sono preso, solo per analogia posso dire di essere fedele nei confronti di questo impegno. In realtà io sono fedele appunto nei confronti di una persona. Se sono coerente con quell'impegno è perché sto esercitando un atto di fedeltà nei confronti della persona che amo. Quindi la fedeltà si dirige sempre verso qualcuno in particolare, verso la persona che amiamo. E non si riduce all'astenersi dal compiere certe azioni, ma al contrario è fatta di azioni positive, di amore concreto nei confronti dell'altro. Per esempio, l'attenzione quotidiana per l'altro, per le sue esigenze, per i suoi bisogni, i gesti quotidiani di tenerezza, di riguardo nei confronti dell'altro, sono una forma di fedeltà. Quindi essere fedeli significa continuare ad amare l'altro attraverso gesti concreti, no? La fedeltà comincia a venir meno quando, per esempio, nelle coppie, questo lo anticipavamo la scorsa volta, si vengono a creare due mondi paralleli in cui ciascuno dei due vive una propria vita diversa e incomunicabile, no? Rispetto a quella dell'altro. E già questa è una forma di infedeltà nei confronti del legame comune. Condividere la vita significa certamente non fare tutto e sempre insieme. Quello sarebbe, diciamo, il tratto caricaturale che si esprime nella simbiosi appunto androgina. No, però certamente non si può ridurre la vita di coppia a una giusta posizione fra due individui che si limitano a coabitare, a scambiarsi delle parole soltanto per litigare o per amministrare faccende domestiche o logistiche, e non invece in forme di affetto e di sentimento diffuso e condiviso, scambiato,
che invece è la forma più, diciamo così, idonea di fedeltà. Quindi la fedeltà è fatta di gesti positivi, di attenzione nei confronti dell'altro. Quando le due vite cominciano a scollarsi e a diventare autonome e indipendenti l'una dall'altra, e quando lui pensa solo al lavoro, oppure lei pensa solo al lavoro, oppure lui pensa solo a chattare, o sta tutto il tempo sui social, e lei invece si occupa soltanto dei figli. Sto descrivendo un quadretto tipicamente, diciamo, tradizionalista, dove lei si occupa più delle persone che non delle cose, mentre lui si occupa di cose molto astratte, molto generiche, che funzionano come valvola di sfogo, come evasione dalla vita di coppia, dalla routine quotidiana. Ecco, quando si creano queste vite parallele, c'è già un'infedeltà, diciamo così, cronica, di fondo, dentro cui potrebbe maturare anche l'infedeltà un po' più appariscente e vistosa, che consiste nel cominciare ad avere un'attenzione nei confronti di una terza persona. E, attenzione, io non sto dicendo che il tradimento nasce quasi sempre dentro relazioni stanche, inaridite, dentro una vita di coppia in cui ormai ci si trascina nell'abitudine. Anche, certamente, boh, forse soprattutto, non mi sono occupato di statistiche su questo aspetto, però è certo che il tradimento spesso ha una natura indipendente. In qualche modo a volte arriva, accade in modo fatale, scombinando e disintegrando una vita di coppia che magari andava perfettamente bene. Abbiamo su questo molto materiale anche sociologico, nel senso che spesso il tradimento arriva anche se c'è una vita di coppia soddisfacente. Vi avevo detto l'altra volta che farò un discorso anche diversificato fra uomo e donna, sempre nel quadro di una tendenza generale, no? Che conosce quindi tante eccezioni. Ma sembrerebbe che il tradimento femminile sia diverso da quello maschile, che il tradimento maschile abbia delle sue caratteristiche specifiche che ritroviamo più raramente nel tradimento femminile. Per esempio, uno dei luoghi più comuni è che il tradimento maschile avviene spesso per motivi di sesso, mentre quello femminile sarebbe più legato all'amore. Insomma, gli uomini tradiscono per sesso, le donne tradiscono per amore. Ora, c'è della verità in questo schema, che però è troppo astratto, troppo generico, quindi va un attimo riempito di considerazioni più rigorose, più precise. Ci arriverò. E per adesso mi interessa tornare un attimo a quello che dicevo la volta scorsa, quando dicevo che il tradimento è qualcosa che prende il traditore e che per certi versi lo trascina lì dove lui lucidamente non vorrebbe andare. Perché noi non stiamo parlando certamente di un traditore cinico, di un traditore seriale. E di chi progetta addirittura nei suoi minimi particolari la doppia vita, di chi si tiene il partner di comodo, no? Il partner convenzionale per coprire chissà quale vita libertina e sessuale clandestina. Questa è una caricatura un po' astratta, no? Del traditore. Il traditore spesso è qualcuno che avverte rimorso per quello che sta facendo, ma al tempo stesso non è in grado di svincolarsi da una situazione di cui avverte la fatalità, no? Non sa svincolarsi da un legame che si è venuto a creare con una terza persona, pur essendo consapevole del fatto che non è giusto. Anche il fatto stesso di dover nascondere la propria doppia vita alla persona che comunque rappresenta sempre la persona alla quale si vuole bene, che forse addirittura si ama ancora, ma rispetto alla quale c'è una situazione confusa perché si è presi da una passione travolgente per un'altra persona. Ecco, questa situazione crea dei disagi morali al traditore. Se il traditore non avesse nessun senso di colpa per quello che sta facendo, ma proprio nessuno, allora direbbe ciò che sta facendo, proverebbe a trovare un accordo. E comincerebbe a cercare un compromesso che spesso è chiamato poliamore, ma su questo pure torneremo. Ora, voglio invece adesso cercare di capire cosa succede
sia dal lato del traditore sia dal lato del tradito. Intanto, quando io dico tradimento e infedeltà, sto usando due termini con accezione sicuramente negativa. Vi ricordate, la volta scorsa vi facevo notare che in alcune statistiche le persone ritengono in maggioranza che nell'ambito sessuale e sentimentale non ci debbano essere regole. Quando però si chiede loro se in nome di questa libertà erotica è concesso anche il tradimento, improvvisamente le persone tendono a cambiare idea e ad assumere dei criteri più restrittivi, più severi. Perché? Perché appunto avere degli scambi intimi, che significa anche chattare, comunicare quotidianamente con un'altra persona, raccontarle quello che si è fatto durante la giornata, condividere, no, le proprie preoccupazioni, i propri pensieri con un'altra persona, arrivare pure a scambiarsi fisicamente dei gesti intimi, può essere chiamato tradimento soltanto se noi continuiamo a pensare alla coppia come a un'entità monogamica. Quindi dietro il nostro rifiuto del tradimento, o meglio, dietro il linguaggio stesso che utilizziamo, dietro l'idea che avere una storia con un'altra persona mentre si sta con il proprio partner sia un tradimento, e quindi una forma di infedeltà, presuppone una concezione monogamica dell'amore, dove monogamia significa non necessariamente uno per sempre, ma anche solo uno per volta. Ricordate, no? Quindi c'è un dibattito, diciamo, tra gli autori che sostengono che la monogamia sia uno per sempre e quelli che invece sostengono che la monogamia sia uno per volta. Ma al di là di questo, dire tradimento, dire infedeltà significa già assumere una certa posizione. Non possiamo dare per scontato che se io bacio un altro ragazzo mentre sono fidanzata, questo sia tradimento. Non scandalizzatevi, è così, nel senso che ci sono tantissime coppie, tantissimi anche studiosi che riflettono su questo fenomeno, che ci dicono che alcune coppie funzionano perfettamente soltanto in regime poliamoroso, o meglio, che il peggior nemico della monogamia non è la scappatella, ma l'idea che la scappatella sia qualcosa di negativo. Perché se io condanno moralmente un'infatuazione momentanea nei confronti di una terza persona, io farò di quella infatuazione momentanea la causa della rottura del rapporto. Perché le storie d'amore finiscono? Perché si basano sul pregiudizio, secondo questa concezione poliamorosa, si basano sul pregiudizio che avere una storia anche estemporanea con una terza persona rappresenti alto tradimento. Ma chi l'ha detto? Una cosa è il sentimento di radicato attaccamento nei confronti del partner, altra cosa è l'infatuazione erotica, passionale, momentanea per una terza persona. Perché dovremmo permettere che un'infatuazione provvisoria distrugga una storia che dura da anni? Non lo permetteremo mai. E invece, ti dicono questi studiosi, se tu parti dal concetto che anche l'infatuazione momentanea, che si traduce in intimità sessuale, in bacio, rappresenta alto tradimento della relazione ufficiale, e allora tu finisci per autorizzare un momento di passione a distruggere quella che è una storia invece di amore. Insomma, ci sarebbe un binario principale e tante vie secondarie nell'amore. Chi si rifiuta di riconoscerlo condanna la monogamia al fallimento. Questa è l'idea del poliamore. E sempre più film sono su questo argomento, no? Se tu fai un giro su Amazon Prime, su Netflix, sulla cinematografia contemporanea, negli ultimi 10 anni trovi una moltiplicazione esponenziale di film che hanno come tematica l'accordo poliamoroso, cioè coppie che no, iniziano a ipotizzare la possibilità di negoziare il tradimento, di tenere sotto controllo una tendenza poliamorosa che, se fosse repressa e soffocata, finirebbe per far scoppiare la coppia. No, lo diceva già Schopenhauer,
Gli esseri umani sono poligami, non sono monogami. Finché ci rifiutiamo di riconoscerlo, permetteremo alla poligamia di distruggere la monogamia. No, bisogna creare un regime misto in cui la monogamia convive accanto alla poligamia. Quindi, se io ammetto che c'è una tendenza poligamica nell'uomo e nella donna, e la regolamento anziché censurarla, allora io renderò anche la fedeltà qualcosa di più meritorio, perché la fedeltà non sarà più un dovere coniugale, un dovere di coppia, ma sarà una libera scelta. Solo se io sono autorizzato ad andarmene con un'altra, mia moglie saprà con certezza che se non lo faccio è perché ho scelto di farlo. Se invece è vietato andare con le altre, se invece chi va con le altre si prende lo stigma sociale di traditore, e allora non sai mai se lui o lei sta con te perché veramente vuole stare con te o perché solo ha paura delle conseguenze sociali che potrebbero derivare dal suo gesto. Ecco, non volevo parlare di questo, l'avrei detto dopo, però ti ho dato un'idea di quello che c'è dietro il concetto di infedeltà e di tradimento, che non possono dunque essere semplicemente chiamati così, perché esistono prospettive invece che con molta cura lessicale ti vietano di parlare di infedeltà e ti chiedono prima di capire qual è il contesto, cioè qual è il contesto. Perché se noi ci mettiamo d'accordo ad avere altre storie e se noi interpretiamo il nostro amore come addirittura più forte, più grande, proprio perché consente a entrambi di rimanere liberi anche rispetto a questo vincolo, e lì parliamo di tradimento consensuale o di una forma estrema o, se vuoi, stravagante di amore. Cioè, dove finisce l'amore e dove inizia il tradimento? Te lo dico con una battuta. E quando alcuni di questi autori, per esempio Ronald de Sousa, che è un filosofo di origini portoghesi che insegna in Canada, uno di questi autori dice: ma se una ragazza ti dice tu non devi permetterti di andare con le altre, cioè io voglio che tu sia felice, io ti ho sposato, ho cominciato a vivere con te perché voglio essere felice e voglio che tu sia felice, però voglio che la tua felicità passi solo attraverso di me. Se la tua felicità dovesse contemplare anche di andare a letto con quella bruna, non sia mai, preferisco la tua depressione, perché io e solo io devo essere la tua felicità, nessun'altra. Ora, questo ragionamento, dice De Sousa, è piccolo borghese, è molto egoista, non è amore. Dove troviamo l'amore? Dice provocatoriamente De Sousa. Lo troviamo nella ragazza che dicesse: io ti amo così tanto che se tu vuoi andare con quella, ma certo, amore mio, puoi farlo. E certo, l'importante è che poi torni da me. Anzi, vai pure, così ti accorgerai che lei sarà meglio di me soltanto all'inizio, cioè quando la carica di novità che tu sperimenterai ti prenderà completamente. Ma a lungo termine, io so che noi due siamo fatti l'uno per l'altro a tal punto che tu mollerai quella, diciamo, estemporanea avventura per tornare da me, perché in realtà non sei mai andato via da me, lo sei sempre stato. L'importante è che tu me lo dica, no? Il patto poliamoroso non vieta altre storie, ma che le si nasconda. Rientro nel binario, diciamo, del senso comune, lascio un attimo da parte queste proposte di filosofia dell'amore all'avanguardia, anche se per alcuni non sono affatto all'avanguardia, perché si limitano semplicemente a rileggere tutta la storia dell'umanità con categorie nuove, perché questo ci dicono alcuni autori, fra i quali c'è anche Schopenhauer, che lo ha detto fin nell'Ottocento, e tutto questo c'è sempre stato. Si tratta di parlarne alla luce del sole e di smetterla di pensarlo come una contraddizione, perché in realtà non è che normalità. E come le strutture in fisica, per esempio, le strutture flessibili sono più resistenti di quelle rigide, che di fronte a certi urti possono frantumarsi, allo stesso modo la coppia aperta paradossalmente ha più chance di durare di una coppia rigida, monogamica, che si frantumerà facilmente di fronte a tradimenti e infedeltà. Ok, rientro. In tutto questo, però, cosa succede?
Succede che quando io so che tu sei andata a letto con lui, o quando so che tu sei andato a letto con lei, mi sento morire. Quante volte abbiamo visto, sentito, forse, non lo so, provato noi stessi questa espressione, no? Mi sono sentita morire. Il tradimento, per il tradito è sempre un trauma. La parola da usare è esattamente questa. La ferita sempre aperta è ciò che lascia. Ma ciò che significa nel momento stesso in cui se ne acquista consapevolezza è uno shock, un trauma radicale, che in qualche modo ti fa sperimentare una sensazione di smarrimento, di disorientamento e di angoscia che è completamente contraria a quella che avevi sperimentato nella fase dell'innamoramento, dove tutto risplendeva di luce perché eri innamorato, ora tutto si rabbuia, tutto perde significato, perde senso. E come si è inappetenti durante l'innamoramento, si è inappetenti dopo aver scoperto di aver subito un tradimento. E il traditore, che quasi sempre non scompare mai all'improvviso, quasi sempre c'è uno strascico, c'è un residuo di lacerazione che si crea nella coppia, nel rapporto, sia quando ci si lascia, ci si finisce per lasciare a causa del tradimento, sia quando senza nemmeno averlo scelto si continua a stare insieme nella speranza di una fatale, diciamo così, soluzione, di un fatale rimedio alla situazione ormai compromessa. Ecco, succede che il tradito guardi il traditore come un morto, uno che non c'è più. Perché effettivamente è così, quando il tradito guarda il traditore, vede qualcuno che non c'è più, perché lui, lei, che mi hanno reso felici, dei quali mi fidavo ciecamente, ma anche se non mi fidavo ciecamente, anche se io ho dei sospetti su di lui o su di lei, quando vengo a sapere, lo shock è sempre assoluto, improvviso, come se in realtà mi fossi sempre fidato. C'è un effetto sorpresa devastante nel venire a sapere che ti ha tradito, sempre. E appunto l'altro appare come un morto. Ma un morto ha almeno la buona usanza di togliere il disturbo, di andare via, di farsi seppellire e quindi di metterti in condizione di cicatrizzare, di elaborare il lutto. Cosa fa invece il traditore? Il traditore è morto, ma è ancora lì. E questo è sadico da parte sua. Perché questo ti impedisce di fartene una ragione, no? Di dimenticare, di elaborare il lutto di qualcuno che non c'è più, appunto perché colui che ti era fedele non c'è più, ma è lì a ricordarti che non c'è più. Ecco qual è la tortura peggiore subita dal tradito. È la tortura di chi sta di fronte a un morto vivente. A uno che è ormai morto perché non c'è più, ma non è abbastanza morto da essersene andato, perché continua a ricordarti che non c'è più. Ecco, questo ricordarci continuamente di non essere più quello di prima, finisce per devastarci, no? Per farci tantissimo male. E allora le sofferenze così acute che prova il tradito sono spesso un'esperienza di completo disorientamento, no? Dal punto di vista emotivo e psicologico, la persona che viene a sapere di essere stata tradita è presa da un'altalena di sentimenti, no? Che la fanno oscillare continuamente fra la rottura definitiva, perché tu vorresti distruggere tutto e gettar via tutto, no? E quella che io chiamerei una riappropriazione violenta. Ti chiedo di enfatizzare queste due espressioni. Lo ripeto, la persona tradita che viene a sapere di essere stata tradita è presa da questa altalena di sentimenti contraddittori. Uno è quello che la porta verso la rottura definitiva. Sparisci, ti ammazzo, prendi le tue cose e vattene.
Non ti voglio più vedere. Rottura definitiva. L'altro sentimento, totalmente contrario, è quello della riappropriazione violenta, furiosa. Ed è tipico, per esempio, di certi uomini traditi, la cui gelosia tocca dei vertici preoccupanti, no? In cui l'uomo tradito spesso cerca di riappropriarsi violentemente di colei che sembra sfuggirgli. Il femminicidio è il caso più tragico e più estremo, ma non mi interessa, preferisco stare più dentro la sfumatura di situazioni, diciamo così, al di qua di quell'estremo tragico. E che cosa succede? Che il linguaggio, per esempio, del tradito è di questo tipo. Ti leggo una citazione ripresa da un libro di questa psicoterapeuta belga, Esther Perel, Così fan tutti, che è un saggio molto intenso di psicoterapia sul tradimento. Lei dice, queste sono le espressioni tipiche del tradito: ti amo, ti odio, no? Oscillazione fra due estremi opposti, stringimi forte, non mi toccare, stringimi forte, non mi toccare, prendi la tua roba e vattene, non lasciarmi, vai via, non ti voglio più vedere, al tempo stesso però non lasciarmi, non andartene con quella, non scegliere lei anziché me, non andartene con quello, non voglio che tu vada via con quello, è impossibile che lui sia stato capace di rubarti, no, di essere, di averti convinto, com'è possibile che lui ti abbia convinto di essere meglio di me, ti amo, ti odio, stringimi forte, non toccarmi, prendi la tua roba e vattene, non lasciarmi, sei solo un bastardo, mi ami ancora, fottiti, scopami, è così, cioè il tradito non sa cosa vuole e traduce linguisticamente la natura sfuggente dell'amore, e cioè la natura di qualcosa che noi vogliamo ma che al tempo stesso ci respinge. Cos'è l'amore? L'amore forse paradossalmente il tradimento o l'esperienza drammatica del tradito è l'esperienza stessa dell'amore, cioè è un paradigma dell'amore, perché l'amore è esattamente qualcosa che ci attrae potentemente ma che al tempo stesso ci respinge con violenza, no? Dino e Cecilia, i protagonisti della Noia, il romanzo di Moravia. Dino, a proposito dell'appropriazione violenta, che è tipica più dell'uomo che della donna, anche se naturalmente c'è in entrambi, cosa succede? Succede che spesso l'uomo abbia un ritorno potente del desiderio sessuale nei confronti della sua donna quando comincia a rendersi conto che lei può sfuggirgli, no? E quindi questo lo troviamo addirittura in Catullo, quando Catullo scopre che la sua amante Clodia lo tradisce, comincia a nutrire un morboso attaccamento sessuale nei suoi confronti, la disprezza, prova dei sentimenti di ostilità nei suoi riguardi, la prende per una prostituta, ma al tempo stesso si sente potentemente desideroso di averla dal punto di vista sessuale. E anche Moravia lo dice con parole eccezionali. Nel romanzo La Noia, a un certo punto Dino, che ha scoperto che Cecilia lo tradisce, dice le seguenti parole: per quanto la malmenassi, la stringessi, la mordessi e la penetrassi, io non possedevo Cecilia. E lei era altrove, chissà dove. Questo è eccezionale perché fa capire perfettamente come il tradito, rivendicando il possesso del corpo dell'amata, cerchi di compensare l'impossibilità di riappropriarsi della sua anima, cioè della sua fedeltà. È come se il tradito chiedesse, richiedesse, esigesse, pretendesse rapporti sessuali come risarcimento per l'infedeltà subita. Ma al tempo stesso è come se in questo impossessamento confuso sperimentasse l'impossibilità di una ben più difficile riappropriazione, cioè quella della fedeltà psicologica.
Io la penetravo e lei era altrove. A parte che qui viene di nuovo fuori il carattere spirituale della sessualità, no? Nella sessualità noi cerchiamo di impossessarci di qualcosa che ci sfugge, anche quando la carne è presente, no? Il possesso della carne può convivere con l'inaccessibilità dello spirito. E questo è un paradosso. Ma è interessante che qui appunto si cerchi in modo maldestro di riprendersi qualcosa che sfugge per sempre, e cioè il desiderio dell'altro. Noi desideriamo essere desiderati. Il tradimento è il trauma di venire a sapere che il desiderio dell'altro si è rivolto altrove. È il trauma di chi viene a sapere che la persona alla quale abbiamo dato la nostra vita e che un tempo ci aveva regalato la sua, a un certo punto si rivolge altrove, no? Si rivolge a un altro, che non sono io, per dedicargli quelle attenzioni che prima io ritenevo essere riservate soltanto esclusivamente a me. E qualcosa di questo sentimento malinconico, se vogliamo anche tremendo, no? Se entriamo nel vissuto reale del tradito, c'è nella canzone di Claudio Baglioni, I mille giorni di te e di me. E in questa canzone, a un certo punto, nel testo, si dice: solo che andavamo via di schiena incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme. Lo stavo per dire cantando, perché è difficile ripetere il testo di una canzone quando uno la sente soltanto e non la legge mai. Solo che andavamo via di schiena incontro. Sì, ok. Incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme. È un'affermazione molto poetica e anche antropologicamente densa, no? E ci sono cose che soltanto noi due abbiamo fatto. È tremendo pensare che tu possa farle con un altro. Tremendo. Abbiamo visto cosa significa intimità sessuale. Abbiamo visto cosa significa pudore di coppia. Ora, che questo possa essere profanato attraverso, diciamo, il rapporto con un terzo, no? Veramente. Il tradimento è una violazione, scioccante, no? È una violazione, traumatica dell'intimità sessuale. L'esperienza psicoterapeutica, psicologica, delle figure professionali che si occupano delle coppie che hanno attraversato questo maremoto del tradimento ci dicono quasi sempre che c'è una tendenza più maschile, per esempio, a sperimentare questo trauma. Cioè la donna avrebbe naturalmente la stessa difficoltà, no? Lo stesso trauma nel venire a sapere che l'uomo ha avuto un'intimità sessuale con un'altra, però sembra più preoccupata della complicità morale che si viene a creare tra lui e l'amante. L'uomo non ci vede più non appena viene a sapere che lei ha fatto sesso con lui. Cioè, l'uomo può arrivare a tollerare a malincuore che lei abbia chattato con lui e che si sia confidata piangendo con lui, ma che lei abbia fatto sesso con lui, l'uomo sembra, diciamo, incapace di tollerarlo. La donna, da quello che ci dicono questi studi, che riguardano sempre appunto esperienze di tradimento di coppia, eppure naturalmente avendo lo stesso problema, perché non è bellissimo venire a sapere che lui è stato con lei dal punto di vista sessuale, però sembrano più, diciamo, devastate dalla complicità romantica. E qui una possibile spiegazione di questa diversità deriva dal fatto che ciascuno di noi, maschi e femmine, uomini e donne, tende a proiettare sul tradimento dell'altro il proprio tradimento. Cioè l'inclinazione maggiormente sessuale dell'uomo viene proiettata sulla donna, per cui si ritiene che sia più grave il tradimento sessuale della propria donna perché si è già, diciamo così, settati sul tradimento sessuale. Mentre invece la donna avrebbe un debole più per il coinvolgimento emotivo, no? E romantico, e quindi questo la porterebbe ad avvertire maggiore fastidio per il coinvolgimento emotivo e romantico che lui avrebbe avuto con lei. Non so se si capisce. Ok,
Ho detto una possibile spiegazione. Dopo l'intervento di Adele della volta scorsa, anche io ho imparato a essere più bravo anche a precisare alcune sfumature del discorso. Bene, ora se il tradimento procura queste ferite, per esempio, vi leggo un altro passo che secondo me è significativo di una donna di 50 anni. Quindi matura, diciamo, ma ancora giovane, per certi versi, che viene a sapere, che il marito, tra l'altro insospettabile, la tradiva già da lungo tempo, che si esprime in questi termini. È come se tutta la mia vita fosse stata cancellata di colpo. Ero così devastata che mi sono data malata e mi sono presa il resto del mese. Quasi non riuscivo più non solo a lavorare, ma a stare in piedi. Passavo lunghe ore sdraiata sul letto. Mi dimenticavo persino di mangiare, cosa per me parecchio grave. E qui prosegue l'autrice del testo commentando: Gillian mi dice che nei suoi oltre 50 anni di vita non aveva mai provato un dolore del genere. E si chiedeva: ma come si può stare così male quando nessuno è morto? La rivelazione di un tradimento è qualcosa di straziante. Se davvero volete sventrare una relazione, strapparne via il cuore, con l'infedeltà andate sul sicuro. Cioè non c'è niente di più doloroso che la morte dell'amore, che può verificarsi in due casi. O perché muore l'amato, o perché l'amato uccide il legame, tradendo l'amante, no? Poi si può discutere su quale sia, diciamo, la sofferenza più acuta. Ora però vedo che molti... Ammazza, avete scritto un libro qua. Hanno scritto: la donna tradisce anche perché vive una vita monotona, come il caso di Gwendalina. Che senso ha allora stare... La vita monotona? Sì, vabbè, sì, certamente, no? Dico... Centreremo su questo. Che senso ha allora stare in coppia se si vuole anche avere la possibilità di avere rapporti anche con altre persone? Ah, Loredana, bella domanda. Certo che ha senso. Nell'ipotesi dei poliamorosi ha sensissimo, perché la monogamia ti dà delle cose che la poligamia non può darti: la sicurezza, la stabilità, il conforto, la tenerezza, l'intesa, la conoscenza reciproca, la possibilità di pagare il mutuo in due. Perché non ti devi prendere i vantaggi della monogamia anche quelli della poligamia? Questo ti dicono loro. Se tu dici che non ha senso stare in coppia, se si vogliono avere tante avventure, stai ancora ragionando in termini pregiudiziali, cioè stai, sei ancora convinta che la monogamia sia incompatibile con la poligamia. Ma chi l'ha detto questo? Parliamone, ti dicono questi autori. Puoi ripetere la definizione di trauma? Me la sono dimenticata. Entrano in gioco la ragione e il cuore, sì. Ora vediamo, Giulia, aspetta. Cinzia, prof, ma come afferma Derrida? Non è forse perdonare il perdono? Cinzia, dove hai preso Derrida? Gli insospettabili stupiscono sempre. È vero, brava. Sì, Cinzia, aspetta, calma. Il tradimento. Tu sei, ti sei precipitata sul perdono. Ma qua siamo ancora all'alba. Cioè non... Ma col cavolo, dice Olga, che se lui mi tradisce poi torna con me. È inaccettabile perché appunto sarebbe un morto vivente. In mezzo ai piedi. No, scusa se rido, Olga, però. È simpatico questo discorso, oltre che essere tragico, naturalmente. Allora, calma. Sì, io procedo per ordine. Molte delle cose che state mettendo sul piatto le toccherò. Se non dovessi soddisfare alcune delle vostre aspettative, domande, osservazioni, fatemi pure la domanda. Scrivete anche e poi io vado a vedere. Queste cose non ti posso dire prima di viverle. Ecco, questo è un buon intervento, mi piace. Calma. Allora, intanto do noi dobbiamo capire, cara Olga, dobbiamo capire cos'è il tradimento. Non ci riusciremo. Non è che io l'abbia capito, cioè non lo so. Però stiamo cercando un po', attraverso anche l'aiuto di persone che hanno avuto esperienza, anche di studiosi e dei filosofi in primo luogo, capire questo fenomeno, capire questa esperienza. Dovremmo sforzarci per adesso di non giudicarla, né di riferirla troppo rapidamente a noi stessi. Keep calm, no?
Sì, qualcuno di noi può aver avuto qualche piccola esperienza su questo, e sicuramente è in condizione di capire meglio di chi invece questa esperienza non l'ha mai avuta davvero. Non necessariamente chissà quale grande tradimento, ma anche qualche sospetto, qualche piccola situazione che ha creato dei disagi e delle diffidenze reciproche nella coppia. E però, ripeto, dobbiamo capire intanto, il capitolo del perdono. Spero di arrivarci entro le 5 e mezza, quindi vorrei andare rapidamente se mi permettete, ma è un modo di dire perché anche se non me lo permettete io lo faccio lo stesso. Quindi. Allora, se il tradimento fa così male, no, a me piace molto queste tre, mi piace molto questa ultima affermazione di Esther Perel. La rivelazione di un tradimento è qualcosa di straziante, cioè se voi volete distruggere qualcuno, andate sul sicuro se lo tradite. Ma se la sofferenza provocata dal tradimento è così acuta, e allora noi dobbiamo riscattare un attimo la gelosia. Questa è la mia ipotesi. La veemenza, la visceralità della gelosia potrebbero essere interpretate come un sintomo che presagisce sofferenze così acute e che proprio per questo si mette in qualche modo al riparo. Mi piace l'espressione di Jean-Luc Marion, che è un filosofo francese contemporaneo, che dice che la gelosia è un sentimento sublime ingiustamente calunniato. Si dice un gran male della gelosia, ma la gelosia va riscattata dalla cattiva fama, che possiede nei dibattiti sull'amore. Perché la gelosia, l'abbiamo detto più volte, non ci torno, dico solo questo, la gelosia è la consapevolezza, il carattere precario e sfuggente del desiderio altrui. Io sono geloso perché so che tu potresti non desiderare più me, ma un'altra. Ora, se la gelosia esprime la consapevolezza del fatto che l'altro può sempre rivolgere altrove il proprio sguardo, allora la gelosia è un sentimento sano perché mi ricorda la natura libera dell'amore. Tu non sei mio, per questo sono geloso di te. Se tu fossi mio, io non sarei geloso di te. Avrei un possesso assicurato. E invece no, io sono geloso. E allora è interessante che la famosa sentenza di La Rochefoucauld che dice: ognuno di noi si vergogna di ammettere di essere geloso, ma anche di dire che non lo è affatto. Francesco, la gelosia è una forma di egoismo. La gelosia può diventare egoismo, ma di per sé non lo è affatto. La gelosia significa desiderare che l'altro tratti me come unico, così come io tratto lui come unico. La gelosia è la consapevolezza del fatto che come tu sei unico per me, io vorrei essere unica per te. Cosa c'è di egoistico in questo? E perché noi ci lamentiamo quando il nostro partner non mostra alcun segno di gelosia? Se la gelosia fosse egoismo, noi non ci lamenteremmo del fatto che il nostro partner non è egoista. Perché di fronte a una persona che non è affatto gelosa pretendiamo che lo sia? Se la amiamo, naturalmente. E certo che è paura, la gelosia è paura, esattamente. Ma non c'è niente di male nella paura, è una paura sana. La paura è un sentimento funzionale alla sopravvivenza. La totale assenza di paura è patologica. Una persona sempre impaurita è patologica, una persona sempre gelosa di tutto e di tutti è patologica. Quella è la versione paranoica della gelosia. Gelosia è una parola di per sé positiva. Può degenerare a certe condizioni. Questa è, guardate, la tendenza anche degli studi filosofici su questo tema. C'è un libro di una studiosa, Giulia Sissa, che insegna a Parigi, straordinario anche dal punto di vista storico, che ripercorre le avventure della gelosia nella storia del pensiero occidentale e fa vedere appunto come si oscilli sempre fra la condanna e la lode.
E la sua tesi, che io trovo convincente, è che la gelosia sia appunto positiva. Se il tradimento procura queste sofferenze, se il tradimento è così straziante, allora forse saremo più capaci di capire perché la gelosia è così impaurita, come se appunto presagisse quanto dolore può esserci in un eventuale tradimento. Cioè la gelosia sarebbe un segnale d'allarme proporzionato al male che vuole evitare. Pensate anche alla gelosia post-tradimento. Non pensate solo alla gelosia pre-tradimento, perché noi a volte pensiamo alla gelosia in tempi di pace. E no, pensatela in tempi di guerra. Pensate alla gelosia di lei dopo che sa che lui è stato 2 anni con una collega e lei non ne sapeva nulla. O viceversa, la gelosia di lui che non sa nulla di una storia che è durata 1 anno. E un po' di comprensione, ragazzi. Cioè, chi soffre merita comprensione. Tutte le persone che soffrono ci chiamano a uno sforzo di immedesimazione. Non si può, diciamo, ragionare astrattamente sulle cose o sulle esperienze senza incarnarle in dei vissuti, soprattutto quando si tratta di vissuti di sofferenza. Non nominerei il perdono, è troppo presto. È prematuro parlare di perdono. E però stare scrivendo delle cose interessanti, devo dire che è giusto leggerle. Laura, magari il mio ragionamento è sbagliato, ma secondo me non sempre chi riesce a perdonare un tradimento ama tanto. Sì, allora questo, sì, vabbè. Si pensa che chi ama troppo di conseguenza perdona, ma secondo me chi ama tanto può non riuscire a perdonare proprio perché ha investito tutto su quella persona in relazione. Esatto, poi dipende dai casi, però di sicuro chi non riesce a perdonare non significa che non ama, anzi, piuttosto si fa forte di fronte a un morto, preferisce superare la sofferenza da solo e andare avanti con qualcuno che la meriti. Ma qualcuno che la meriti, sì. No, ok. Sì, Laura, tu anticipi l'idea che il perdono, anche l'incapacità o l'impossibilità o la decisione di non perdonare può essere anche dignitosa. Cioè, come chi perdona può farlo in nome dell'amore, anche chi non perdona può farlo in nome dell'amore infranto, dell'amore che non c'è più. Certamente, questo direi che è una posizione molto interessante e secondo me convincente, molto rispettosa anche della diversità del vissuto delle persone in situazioni difficili come queste. Direi altre cose però su il resto del tuo intervento che non posso dire adesso perché sennò salto l'ordine di esposizione. Il perdono non era quello di cui volevo parlare adesso, ne avrei parlato dalle 5 e un quarto alle 5 e mezza. Si può perdonare anche per la paura di stare soli, certamente, è vero. Quindi il tradimento ci fa meglio comprendere la natura della gelosia. Ecco, questo è un intervento che fa capire meglio anche a me quello che ho appena detto. Sì, sì, Chiara. Il tradimento in un certo senso ha un effetto retroattivo sulla gelosia, cioè ci fa capire meglio la natura della gelosia. Mi piace molto quello che hai scritto. Ora cominciano Olga e Laura a parlare fra di loro, vediamo. Tu hai amato tanto e investito molto sulla relazione e lui ha fatto così, ma qua c'è da essere egoisti su se stessi e capire che si merita molto di più e si va avanti. Olga, sì, dico per carità, nessuno può giudicare nessuno, però attenzione. Va bene non perdonare, va bene mandare a quel paese, va bene. Va benissimo, ognuno deve fare ciò che sente. Però, se la motivazione del mio rifiuto di perdonare è che io merito di più, lì la vedo pericolosetta la cosa, perché io non lo so chi di noi merita di più, io non lo so se c'è qualcuno di noi che in amore meriti più di altri, io non lo so se c'è qualcuno di noi che in amore ha una patente di impeccabilità, di moralità, di garanzia di essersi impegnato davvero sinceramente superiore a quella che possono avere altri. Il tradimento in cui è cascato lui non è solo frutto di una sua perversa scelta, di una sua fragilità o peggio ancora di una sua decisione calcolata, ma può sempre essere anche ciò che poteva capitare a me. Da questo punto di vista è difficile dire
che diciamo non si deve perdonare perché lui non mi merita, no? Però dico, no, sono d'accordo con te, sto contestando, diciamo così, la motivazione del rifiuto di perdonare, non il rifiuto di perdonare, sul quale, ripeto, è giudice soltanto chi è direttamente coinvolto, soprattutto chi naturalmente ha subito il tradimento. Però ci torno, Olga, non voglio dire che secondo me è sbagliato quello che hai detto, trovo discutibile la motivazione. Perché oggi noi abbiamo difficoltà ad ammettere che ci possa essere una vita di coppia felice, stabile e duratura? E quindi il tradimento è sempre dietro l'angolo, è una minaccia oscura che tende a rovinare la gioia dell'amore. Il tradimento è sempre in agguato e oggi noi lo percepiamo come un pericolo più imminente di quanto non fosse percepito nei tempi più remoti. Un tempo si moriva presto. Si moriva in età più o meno giovane. Pensate anche alla formula dell'amore per sempre, contenuta nel rito religioso del matrimonio, finché morte non vi separi. Cosa significa amare fino alla morte? Oppure cosa significa voglio stare tutta la vita con te? Quando nel 700 o nel 200 un contadino medievale diceva alla sua amata, voglio stare tutta la vita con te, poteva avere, non so, 17 anni. Ebbene, gli stava praticamente dicendo, vorrei stare altri 13 anni con te, altri 15 anni con te, finché morte non vi separi. Cioè, un tempo la morte veniva presto a separare due persone prima che lo facesse la vita. Oggi perché le coppie non riescono a mantenersi perché la vita è troppo lunga. Perché quando diciamo finché morte non vi separi, ci stiamo riferendo a un tempo molto a venire. Voglio dire, le condizioni anche sociali in cui noi contraiamo le nostre relazioni sono diverse. Stare tutta la vita con una persona, cominciando presto, significa sperimentare una varietà di situazioni che un tempo alla coppia erano risparmiate. No? E per cui no, è sbagliato anche dal punto di vista sociologico e storico dire che i matrimoni non durano. Non è vero, i matrimoni prima duravano anche perché la morte arrivava ben presto a mettere fine a quella storia, no? Oggi durano di meno perché si vive più in salute e più a lungo. E anche perché oggi si chiede di essere felici in coppia, mentre prima la coppia non serviva a soddisfare le aspettative di felicità dei due che la formavano. C'erano cose più importanti dell'amore di coppia, che è una scoperta recente, no? È una scoperta romantica dell'Ottocento, l'amore di coppia. Prima ci si sposava per darsi una mano a vicenda, nei campi, no? La moglie e il marito erano un appoggio, un sostegno. L'amore, se c'era, va bene, è una cosa carina, ma se non c'era, vabbè, si tira avanti lo stesso. C'era una maggiore, diciamo, sportività nell'approccio ai problemi di cuore, il che ci fa orrore oggi. Non riusciamo a pensare una vita di coppia che non contempli l'amore, ma questo è avvenuto nella stragrande maggioranza dei matrimoni. Quindi, se oggi c'è un problema di fedeltà, se oggi la fedeltà è più impegnativa e più difficile, è anche per queste mutate condizioni storico-sociali. L'emancipazione femminile, però, dico, questo è anche pericoloso. Solitamente è considerato un argomento maschilista, quello che attribuisce la liquidità dei legami, quindi la loro precarietà, alla maggiore emancipazione femminile. Allora ben venga, no? L'emancipazione femminile, perché uno potrebbe dire, ma allora prima i matrimoni duravano di più perché la donna era prigioniera, dell'uomo, o comunque ricattata dal suo potere economico. Ma allora in quel caso erano i matrimoni a durare o soltanto una convenzione artificiale? Ecco, se i matrimoni duravano di più prima perché la donna non era libera di lasciare il marito, e allora quello che durava di più prima non era il matrimonio, ma qualcos'altro. Un sequestro di persona, forse. Ok, sì, certo, convenienza, assolutamente. Bene, allora se la gelosia è il tentativo di tenere presso di sé colui che però è libero e può andare sempre altrove, se il tradimento è la tragica conferma
che non esiste un rapporto simbiotico fra me e l'altro, se il tradimento è la tragica conferma che la persona giusta in realtà era sbagliata. Ma poi è così. Io dubito che quella che sembrava la persona giusta si riveli sbagliata perché ci ha traditi. Non sempre è così. E questo presupporrebbe che la persona giusta non possa sbagliare mai. Ma allora una persona giusta è una persona che non esiste. Il che, attenzione, non significa che il tradimento sia necessario, che sbagliare sia necessario. No. Significa un'altra cosa, che la perfezione è impossibile, no? Ed è diverso. Ma vengo di nuovo alla questione della riappropriazione violenta del partner traditore. L'oscillazione dei sentimenti del tradito, l'angoscia di chi sente che l'altro gli sfugge via e quindi cerca di aggrapparsi al suo corpo nell'impossibilità di trattenere i suoi pensieri e le sue attenzioni, apre il capitolo del tradimento col pensiero, perché tocca la questione della inafferrabilità dell'altro, no? Ricordate la citazione di Proust: l'amato è un essere in fuga sempre, anche e soprattutto quando è fra le nostre braccia. L'altro ci sfugge. Cos'è il tradimento di pensiero? Il tradimento di pensiero significa essere consapevoli del fatto che esiste una stanza segreta in ciascuno di noi in cui l'amato non può entrare, no? Non esiste l'intimità completa, c'è sempre un fondo di opacità in ciascuno di noi, inaccessibile persino a noi stessi, ci ha insegnato la psicoanalisi. Ma in amore, a maggior ragione, l'altro non può essere completamente trasparente. Nell'Iliade di Omero, a un certo punto, Zeus dice a sua moglie Era: i miei pensieri non ti potranno mai essere tutti noti, anche se tu sei mia moglie. Beh, è sintomatico che lo dica un uomo o una donna, però anche se tu sei mia moglie, no? Nel linguaggio omerico significa anche nell'intimità più radicale c'è qualcosa in ciascuno dei due che rimane inaccessibile all'altro. E quello è il posto, il nascondio più segreto della nostra intimità, no? In cui nessuno può entrare, in cui, ripeto, nemmeno noi a volte possiamo entrare. E lì si consuma il famoso tradimento di pensiero, no? Che nasce, diciamo così, con il cristianesimo, vi dicevo la volta scorsa. C'è un'interessantissima ipotesi del filosofo francese Michel Foucault, il quale dice che non è la psicoanalisi ad aver inaugurato un discorso trasparente e libero sulla sessualità. No, qual era il luogo comune prima che Foucault proponesse questa ipotesi? Il luogo comune era che il sesso fosse un tabù, che le fantasie sessuali fossero vergognose, che nessuno ne parlasse, fino a quando finalmente arriva Freud e con la psicoanalisi, no, svela il segreto inconfessabile della mente umana e tira fuori tutta la sporcizia sessuale che si annidava al suo interno. No, dice Foucault, non è così affatto. Il primo a sondare i pensieri più segreti del cuore e i desideri più inconfessabili della mente umana non è stato Freud, ma Sant'Agostino, quindi IV secolo dopo Cristo. Cioè è stato Sant'Agostino, è stato il cristianesimo, addirittura il Vangelo, a cominciare a parlare di cuore, cioè di una zona inaccessibile in cui maturano desideri e pensieri che rimangono nascosti. E quindi la psicoanalisi cosa ha fatto? La psicoanalisi ha riletto in chiave psicologica il discorso cristiano sui pensieri sessuali, perché cosa ha fatto il cristiano fin dalle origini del cristianesimo? È stato chiamato a confessare i suoi peccati di pensiero al sacerdote. Tutti indossiamo una maschera, certamente. Pirandello ha costruito la sua fortuna letteraria su questa inaccessibilità, no, dell'intimità della persona. Nel Vangelo noi troviamo Gesù che, rivolgendosi
a chi lo ascolta, dice: chiunque guarda una donna per desiderarla, e vi chiedo di fare attenzione a questa particella finale, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Bene, potrebbe essere interessante, visto che in maggioranza siete donne, fare un sondaggio, ma non lo posso fare, per capire se chi di voi è impegnata con un ragazzo, chi di voi si sente gelosa o avverte un fastidio anche importante per il fatto che sorprende il proprio ragazzo, il proprio uomo o il proprio marito, per chi di voi fosse sposata, che sta guardando con evidente interesse e coinvolgimento un'altra donna. Cosa succede? Che nell'ottica nuova inaugurata dal cristianesimo si dice la seguente cosa: c'è differenza sicuramente fra sentire e acconsentire. Che un uomo si senta attratto da una donna è assolutamente naturale, ma siamo nell'ordine del sentire, cioè se io vedo una bella donna mi accorgo che è bella e sento un moto di attrazione nei suoi confronti. Questo significa sentire. Quindi è una reazione immediata, un po' come quella di cui parlava Lucrezio, vi ricordate? Diverso è se io, dentro questo moto spontaneo, comincio a compiacermene. E quindi è la differenza fra sentire involontariamente e acconsentire volontariamente. Questo è il significato della particella finale usata nel Vangelo. Cioè, il grado di introspezione psicologica richiesto dalla frase del Vangelo è il seguente: si tratta di capire se tu, vedendo una donna, ti accorgi di desiderarla, ed è un discorso, o se la guardi per desiderarla, cioè compiacendoti del desiderio che stai avvertendo nei suoi confronti. Ecco, al primo livello è tutto ok, secondo una certa prospettiva, perché tu non sei padrone di ciò che provi immediatamente, così come non sei padrone di provare dolore se tocchi con il dito la fiamma, non sei padrone di provare attrazione se incroci una bellissima donna. Sei però padrone della reazione che puoi avere rispetto a questa sensazione. Cosa me ne faccio di questa attrazione che ho sentito immediatamente? Distolgo lo sguardo e continuo a fischiettare, visto che ho accanto mia moglie o la mia ragazza? Oppure comincio ad abbagnarci il panuzzo, come si dice in certe regioni della Francia nord-occidentale? In quest'ottica, il tradimento col pensiero sarebbe una consentire a qualcosa che si sente. Quando passeggio con mia moglie in un posto molto frequentato, dove è pericoloso incrociare altri esemplari femminili, a parte che le donne sembrano avere un radar particolarmente sviluppato per intercettare potenziali rivali, molto più sviluppato di quello che ha l'uomo, perché l'uomo è sensibile al fascino femminile, ma quanto è sensibile al fascino femminile una donna che teme che vi sia sensibile anche l'uomo, credo che in quel caso veramente non ci sia partita. Va bene, succede ogni tanto che mia moglie mi dice, per esempio, tra lo scherzoso e il serio: ma hai guardato quella? E io vi garantisco, può essere che mi stia anche ascoltando in questo momento, non lo so, vi garantisco che io magari non ho visto nessuno. Allora io dico: ma quella chi? E lei dice: quella, me la indica e io la vedo. Cioè è lei che vede prima di me, intanto, interessante. Una volta che la vedo, certo la guardo, perché obiettivamente lei già ha fatto una preselezione, giusto? Lei ti fa la preselezione. Ti dice: hai guardato quella? Ma quella chi? Quella che potrebbe interessarti. Tu non l'avevi vista, te ne accorgi, e ti accorgi anche che tua moglie aveva ragione, perché effettivamente ti interessa. È una battuta, ma neanche tanto. L'idea inaugurata dal cristianesimo è che nella misura in cui a me piace quella donna, io già sono traditore. Attenzione, se io mi accorgo da me che c'è una bella donna in una piazza affollata, è perché sono già alla ricerca di belle donne.
Altrimenti, se così non fosse, se il mio retropensiero non fosse cercarmi una bella donna, impegnato o non impegnato che io sia, io nemmeno mi accorgerei di quella donna. Sto riadattando alcuni antichi racconti della letteratura cristiana primitiva, in cui si dice, si racconta appunto di monaci che incrociano le suore e che, vedendo che sono sullo stesso percorso, cambiano strada per evitare ogni tentazione. In un famoso apologo si dice che la suora abbia detto al monaco che aveva invitato i suoi confratelli a cambiare strada: tu non sei un buon monaco. Al che il poveraccio risponde: perché? No, perché se tu fossi stato un buon monaco non ti saresti nemmeno accorto che c'erano delle donne di fronte a te. Quindi chi si accorge di una donna? Chi già ne cerca una? Cioè sei preso con le mani nel sacco, non hai scampo. Non c'è più la differenza fra sentire e acconsentire. Se senti è perché già acconsenti, no? Questo è il tradimento col pensiero. E deriva dal fatto che, o meglio, è confermato dal fatto che per alcune persone è intollerabile non soltanto che il partner si compiaccia di certa attrazione o giochi un po' sulla complicità degli sguardi, dell'interesse reciproco, ma non tolleri nemmeno il fatto che l'altro senta un naturale interesse per l'altra persona, o che gli appaia simpatica senza nessuna malizia, o che provi un'attrazione fisica nei suoi riguardi. Cioè non deve essere possibile nemmeno che l'altro abbia un sentimento naturale che lo rivolge verso l'altro sesso. Il che mi porta a un'altra battuta che ogni tanto io faccio, e che secondo me può essere, diciamo, utile per capire quello che voglio dirvi. In fondo il desiderio che un uomo ha delle donne, sto parlando dal lato maschile naturalmente, poi si può fare anche dal lato femminile, ma l'attrazione naturale che un uomo ha nei confronti delle donne è ciò che gli consente di averne una, ma al tempo stesso è ciò che potrebbe indurlo a lasciarla. Se una donna rimprovera il proprio uomo dicendogli: ma ti piace quella là? E lui dice sì, e lei si arrabbia, a quel punto lui potrebbe negare sempre, lui potrebbe benissimo dire: ma se non mi fossero piaciute le donne, non mi saresti piaciuta nemmeno tu. Guardate, non è una cosa indifferente. Fa capire molto anche della psicologia che sta dietro un eventuale tradimento. Chi si impegna con una persona non smette per questo di avere un naturale interesse per il resto del mondo. Pensare che sia così, invece, pensare che siccome lui si è impegnato con me adesso non deve nutrire alcun interesse per le altre donne, significa condannarsi all'infelicità. Ma guardate, ve lo dico in forma anche poco accademica. Se un vostro partner, uomo, o anche se la vostra ragazza, dal lato degli uomini, vi dicesse: ora che sto con te, io amo solo te, ho occhi solo per te e non mi importa nulla delle altre. Non mi importa così tanto nulla delle altre che non ho nessun interesse per loro, non avrò mai un pensiero su di loro, non sarò mai tentato di tradirti, perché adesso esisto solo per te e per me esisti solo tu. Io le altre nemmeno le vedo, ma chi le ha mai viste le altre quando sto con te? Bene, se qualcuno vi dicesse così, voi dovreste immediatamente denunciarlo alla polizia, no? O meglio, alla polizia psichiatrica. Cioè è chiaro che c'è dell'insincerità in una persona che dovesse parlare così. Ma non perché siamo tutti dei traditori seriali o perché siamo tutti dei traditori col pensiero. Non si tratta nemmeno di questo. Si tratta di quello che forse dicevo la scorsa volta. Ci si può fidare di una persona che non si è mai sentita sfiorata dall'infedeltà? Che tipo di persona è una persona che ha smesso di avere quella stessa attrazione per le donne che l'ha portata verso di te?